compagnia dell'ingegner Roberto Pini per Green Runner. Ecco, Green Runner di che cosa si occupa? Beh, è un'emanazione della Spider Motion, praticamente si occupa di commercializzare e produrre prodotti custom per la movimentazione sostenibile, quindi abbiamo prodotti fatti con batteria litio e quindi possono circolare in isole pedonali, in piste ciclabili o comunque dove è impossibile andare con altri mezzi non ecosostenibili. Noi ci occupiamo essenzialmente di modificare dei prodotti su disegno al cliente, in pratica cerchiamo di andare incontro ai problemi dei disabili, in particolare realizziamo delle soluzioni con sedile molto compatte che ti permettono quindi di togliere questa gente dalle carrozzine, ma soprattutto anche di eliminare quello che è il problema del trasporto dalla macchina fino al centro storico. In pratica tu puoi sganciare il prodotto che pesa 18 kg, puoi portarlo dentro la macchina e quindi andare al lavoro con questo, quindi riduci senz'altro l'impatto del numero delle macchine in città, ma soprattutto non ingombri quello che può essere, diciamo, un prodotto a tre ruote che normalmente viene in circolo negli stessi posti. Poi ci piace fare delle modifiche soprattutto per il settore delle barche, dove è necessario avere dei prodotti molto compatti, e essenzialmente è questo. Poi dopo il campo di utilizzo è il più vario, può essere nei settori degli ospedali, può essere nei circoli da golf, soprattutto dove è necessaria una mobilità veloce senza danneggiare quello che è, diciamo, l'impatto ecologico nell'insieme delle isole pedonali. Qui in fiera avete portato la vostra ampia gamma di prodotti, me li riesci a descrivere? Beh, il più piccolo è un prodotto che pesa 18 kg, molto compatto e viene fatto per essere stivato essenzialmente nelle barche, poi lo puoi mettere anche nei bagagliai delle macchine, fatto per andare essenzialmente dove c'è un terreno piatto. Poi dopo abbiamo fatto una versione che si chiama Country con le doppie ruote che ti permette di andare dove ci sono dei sassi, dove ci sono i San Pietrini. Per esempio a Bologna abbiamo realizzato un modello particolare per via Indipendenza in modo da poter andare veloce senza avere delle vibrazioni sulla macchina. Poi c'è il modello Medium Wheel che sarebbe questo, fatto soprattutto per le Steadicam. Ti permette di andare in maniera molto soffice e silenziosa per fare delle riprese video senza problemi di vibrazione sulla camera. Ciò non toglie che tu puoi anche andare molto veloce, se vuoi puoi anche fare 50 km all'ora con questo prodotto qui, sarebbe un po' fuori legge del vero. Con questo per esempio in via Indipendenza vai tranquillo e non ti sentono arrivare, quindi è anche un po' pericoloso. Poi c'è il modello invece Big of Wheel, che sarebbe quel signore là, questo qui è fatto per andare praticamente sui muri e ci è stato richiesto dalla Protezione Civile e per applicazioni molto tristi, cioè quando ci sono degli eventi dove non ci puoi andare con le macchine, allora prendi questo attrezzo qui e cerchi di farti strada. E attualmente queste sono le applicazioni principali, salvo cose strane anche di questa fiera, che ci hanno detto vai, andiamo in acciaieria con queste cose, mi deve riempire le gomme se no le foro. Tutte le cose strane noi le possiamo anche realizzare, basta solo avere un po' di inventiva, cercare di adattarsi a quelle che sono le richieste dei clienti. Le caratteristiche, diciamo, principali, quindi l'autonomia, la prestazione, la ricarica? Questi sono robot, siamo praticamente... Sono due motori brushless da 2 kW complessivamente, quindi permettono di essere gestiti come se fossero macchine a controllo numerico. Come autonomia hanno mediamente dai 20 ai 30 km, dipende dalle persone che ci sono sopra. Si ricarica in 3 ore al massimo per 30 km. La batteria si può cambiare, volendo si può aggiungere per aumentare la durata della percorrenza, batteria agli ioni di litio ovviamente, come tutte le ultime
ultime generazioni. Questo qui costa solamente 2.500 euro, quindi è un prodotto che finalmente potrebbe essere interessante anche per tasche medio basse, diciamo. Qua siamo davanti ad altri prodotti, i motori dentro all'interno delle ruote. Di che si tratta? Sono dei motori a coppia brushless, ovviamente. Ormai tutta la motorizzazione attuale è fatto con motori brushless. Questi hanno il vantaggio di non avere dentro il riduttore come può essere un motore comune, quindi di portare direttamente il moto alla ruota, con ovvi vantaggi di rendimento e di, anche di prestazione, di compattezza del sistema. Chiaramente questi sono di un tipo molto economico, perché andare su motori coppia di un certo tipo poi si va a dei costi un po' anche esagerati rispetto alla motorizzazione comune. D'altronde il Green Run non è altro che una emanazione di questo prodotto, perché come nell'automazione si va sul moto riduttore di precisione, lì è praticamente la stessa cosa, integrata e compattata in un'unica CPU. Quindi questi prodotti senz'altro avranno un utilizzo anche in applicazioni molto, molto semplici, come per esempio mandare una carriola, come per esempio avere la possibilità di realizzare una piccola macchina senza chiedere nulla di particolare a qualche studio di design. Basta prendere il motore e lui gira da solo, quindi lo puoi attaccare a una struttura che tu realizzi e puoi realizzarti il tuo sogno, per esempio anche attrezzare una macchina vecchia con produzioni nuove, con motori nuovi, come pensiamo di fare anche noi. Come sta rispondendo, diciamo, il mercato alla vostra offerta? Cioè, la richiesta è enorme, cioè nel senso che l'interesse è veramente esagerato. Noi abbiamo iniziato da 6-7 mesi e abbiamo avuto un'enormità di contatti, di offerte, eccetera. Si dà il caso che siccome il prodotto viene a essere sempre intorno ai 3.000 euro, 2.500 euro, non è la portata di tutti, però comunque andiamo a incidere su un campo dove finalmente stanno capendo che questo è il nuovo modo di mobilità, perché lascia una casa alle macchine e prendono su questo attrezzo che possono portare anche in ufficio, anche al bar. Quindi abbiamo cominciato a venderne una cinquantina, non sono tanti, però noi crediamo che è giusto la questione di farsi conoscere, dopodiché crediamo di poterne fare diverse migliaia, perché così facendo ridurremo anche il costo di produzione a circa 2.000 euro, che è quello che noi speriamo di fare tra circa 2 mesi, 2-3 mesi.